tipo una zona safari. Ah, ma lì c'è Kukui? Perché c'è Kukui lì? Sa, Kukui da tutte quante le parti c'è Kukui. Kukui in mezzo al salsiccio. Hola San! Vedo che hai deciso di cimentarti in una sfida a chiappa Pokémon. Beh, sì, io lo faccio sempre. Già, come forse saprai, per un allenatore catturare i Pokémon selvatici è fondamentale. Ora ti faccio vedere come si fa, guarda e impara. Ok, un Pikipek, perfetto. Kukui manda in campo Rockruff, sì, è il Pokémon del professore. Come lo era nei scorsi giochi, insomma, altri Pokémon, per esempio Cincino, quello che mi ricordo della professoressa Ralia. Bunnelby del professor... come si chiama? Del professor Platan. Bidoof di Rowan, insomma, Rattata del professor Oak, insomma, e Sentret di Elm. Pokéball, ok, sta usando la Pokéball. 50 Pokéball là! E la mamma mia! Kukui lancia... Mio Dio, l'animazione è bellissima. Uno... Vabbè, lo catturerà perché comunque è l'esempio, è la dimostrazione più che altro. Ok, preso Pikipek. Non l'abbiamo preso noi, però... Avete capito, insomma. Pikipek è stato catturato. Was caught. Oh, perfetto. Ok, grazie per la dimostrazione, signor Kukui. Spesso i Pokémon selvatici attaccano chi si addentra nel loro habitat, ma se li catturi possono diventare preziosi amici alleati. Va bene, grazie mille. Allora, cattureremo tutti quanti i Pokémon necessari. Anzi, tutti i Pokémon che si trovano. Va bene, pronti via. Allora, vediamo un po' quali Pokémon si nascondono in questa zona. Provo un attimo a vedere qua, cioè, quanto è grande sta zona. Allora, non è che è, cioè, non è che è tanto grande, è abbastanza piccola. Vabbè, giustamente. Vediamo un po', ok, uno Yangus, perfetto, quello che volevo. Ci ha dato le Pokéball, lo catturiamo visto che è un nuovo Pokémon. E ok, grazie per il fantomatico verso. Verso? No, Comunque, con la Y in questo caso noi potremmo usare direttamente la Pokéball ed è tipo una scelta rapida degli strumenti. Tant'è vero che sperando di catturarlo al primo colpo. 3, dai, catturalo. Olle. Yangus è stato catturato quindi, il primo Pokémon. Ok, perfetto. Il primo Pokémon ad essere stato catturato della demo è appunto Yangus. Olè. Eccolo qua un altro. Perfetto, ci stanno apparendo tutti quanti i Pokémon di settima generazione. E vediamo un po', allora, usiamo Aeroassalto perché Rockruff è abbastanza difficile da catturare, non lo so, mi è venuto in mente questo fatto ora, l'ho detto a caso perché non lo so. E proviamo a catturarlo ora, dai. Usiamo Y ed è molto comodo perché noi usando Y praticamente ci attiva direttamente la Pokéball e possiamo catturarlo senza andare nella borsa. Diciamo che è la scelta più rapida degli strumenti, anche se comunque le Pokéball si trovano nella borsa. Perfetto, abbiamo catturato anche Rockruff, ne abbiamo presi due in questo caso, e speriamo di catturare anche il nostro carissimo Pikipek. Eccolo qui. Ok, l'abbiamo preso, anzi l'abbiamo preso, abbiamo trovato Pikipek e io veramente non vedo l'ora di sapere quali sono le sue forme evolute, perché insomma è il Pokémon uccello della generazione e quindi dovrebbe, anzi avrà sicuramente delle forme evolute. Oddio, minchia! Con quanto è rimasto? Mio Dio, quanto ci ha fatto. Ok, abbiamo un poco di catturarlo, è rimasto con tipo 1 o 2 PS. Comunque. Perfetto. Uno, due, tre. Ok, abbiamo preso anche i Pikipek. Gli unici tre, mi sa, della demo, perché poi non abbiamo più visti di nuovi, oltre a Yangmo e Acamo. Però non credo possiamo catturarli. E infatti ci dice di averli catturati tutti. Sono fiero di te. Ok, abbiamo catturato tutti quanti. Vuoi terminare la sfida a chiappa Pokémon? No, voglio continuare, perché voglio vedere se ci sono altri Pokémon. Ragazzi, qua non si trovano più Pokémon. Quindi io credo molto che... Anzi, io credo che la sfida finisce così. Hai catturato tre Pokémon. Bene, niente male, continua a catturarne sempre di più. Almeno tre Pokémon e una bella pipita. Ho capito, però se comunque... Ok, puoi inviare la pipita. Parla al professor Kukui al centro Pokémon per inviare regali alla versione completa del gioco. Ok, allora mi riprendo le Pokéball che hai usato. Allora sì, perfetto. E liberiamo i Pokémon. No! Ma no, cosa? Perché? Ma cosa?
Ma no, perché? No, dai. Tanto veramente mettiamoci Tauros perché è fighissimo. Allora, vedi che cosa dicono. Cosa dice anzi questo? Hai visto due Machamp che si esibiscono nella lotta tradizionale di Alola. È un evento raro, che fortuna. Sì, mamma mia, si vedono proprio che lottano. Stanno proprio lottando. Mamma mia. Per il luogo della prova. Ok, non si può più andare nella prova. Ah, intanto guardate la borsa. Qui intanto, avendo appunto gli strumenti base, abbiamo il cerchio Z. E poi, più avanti, abbiamo tutte quante le... come dire, i cristalli Z, che sono proprio un box apposito. Figo. Poi ci sono spazio libero, non so che sia, strumenti base, Bach MT. Ok. Mica entriamo con lo... Ah, ok. Ok, c'è il professor Cucui. Posso fare qualcosa per te? Invia la versione completa e idee su cosa fare. Oltre all'ufficio turistico c'è qualcuno che può portarti in un posto fantastico. C'è altro che posso fare per te? Oltre all'ufficio turistico. E dov'è? Sto ufficio turistico. Ma qui c'è nostra mamma? Oh, ciao tesoro. Sai che c'è una svendita al negozio di vestiti? Ero talmente presa a rovistare tra gli scaffali che non mi sono accorto che il negozio stava chiudendo. Le commesse erano disperate. Ho comprato così tanti vestiti che ho dovuto chiedere a farmi rispedire a casa. Quando arriveranno mi aiuterai a sistemare? Ok. Va bene. Non posso mica farmi aiutare da Miao. Li troverai tutti a brandelli. Grazie, sei il tesoro della mamma. Adesso vai pure a divertirti. Alla tua età bisogna godersi il tempo libero all'aria aperta. Bene, allora vorrei capire una cosa. Anzi, vorrei capire cosa fare perché non... Cioè, non spero finisca così. Che brutto. Che cos'è Greninja? Ok, è raro vederlo nella regione di Alola, giustamente. E coro scomposto perfetto per rafforzare i legami con il tuo Pokémon. Vuoi vederlo? Andiamo. Molto bene. Staremo in un lampo. Chiudi gli occhi. Beh, vediamo un attimo. Perché questa è una nuova? È una nuova zona? Ragazzi, è una nuova zona. E chi l'aveva mai vista? Ottimo. Sentiero Mahalo. Ok ragazzi, abbiamo scoperto una nuova zona. La strada è disseminata di ammassi di roccia che bloccano il passaggio. Ma se ti fai aiutare da Tauros non avrai alcun problema nei tuoi spostamenti. Quando sei in groppa tieni premuto il pulsante B per distruggere le rocce con la carica Tauros. Sì ragazzi, abbiamo scoperto una nuova zona ed è ottimo perché, non lo so, è bella. È bella la nuova zona, mi piace. Anche se comunque spacchiamo tutto quanto con il nostro carissimo Tauros. E poi non capisco, questo Tauros verrà catturato per poi essere usato come Poképassaggio oppure è diciamo, stabilito, insomma. È un vero piacere vedere l'intesa che c'è con te e Tauros, tra te e Tauros. Questa è una zona extra, diciamo. Credo proprio di sì. Allora, vediamo un po'. Ah, scusa, non mi sono neanche presentato. Io sono... Beh, no, mio nome non ha importanza. Puoi chiamarmi Mister Mistero. Minchia. Deve essere stata una faticaccia arrivare fin qui distruggendo tutte quelle rocce. Ti sei meritato un po' di polvostella. La polvostella? Alla versione completa. Abbiamo ottenuto un oggetto. Ok, questo lo sapevo. Fanne buon uso, mi raccomando. E non cercami più, perché, beh, è un mistero. Ah, quindi praticamente questa qui è la zona? Insomma... Salvataggi in corso, non spegnere la console, sana salva di gioco, e questo era? Sei serio? E che cosa mi significa? Che bello, più o meno. L'altro giorno mi sono solo regolata una caviglia e non tipo una scorsa. Ragazzi, questa qui mi dice che fra 24 giorni partirai in un viaggio. I viaggi non mi fanno paura e sono un po' nervosa, verresti a salutarmi. Ragazzi, lo facciamo, che succede? Non lo so, non ne ho idea, però scoprire tutte queste cose è sempre figo. Qui intanto c'è un Machamp, grande Machamp. Non importa se sei volare o nuotare, puoi sempre prendere il traghetto. Qui c'è un signore. Paese che vai, Pokémon che trovi. È un distributore. Oh! La madò! Un milione di poche dollari a bibita. Allora arrivano turisti da ogni parte del mondo. Secondo un mio informatore, fra 18 giorni in questo luogo si svolgerà uno strano incontro. Chissà se riuscirò a gestire tutto da solo. Raga, ma tutti sti eventi? Cosa mi stanno a significare? Che fra un po' ci saranno nuovi eventi? Quando il sole spunta nel mare riflettendosi nelle acque immobili del mattino, il pensiero di un nuovo giorno che inizia mi scalda il cuore. Ragazzi, mi sa che tutti sti eventi, tutte ste date, mamma mia, tutte ste date, insomma, serviranno a qualcosa. Intanto ho notato solo ora che questa zona è un riferimento ad Aranciopoli nei giochi di Rossofuoco e Verde Foglia, insomma, nella prima generazione. Perché praticamente ci stava sto spiazzo qui, che era tutto quanto terroso,
E c'era sabbioso più che altro. E c'era di fronte, anzi a fianco a questo Machamp, ora Machamp, ma era un Machop, c'era un vecchietto. E raga, praticamente sto Machamp qua appunto con nel sole e luna, no, nel sole e luna, quindi nei primi giochi della, di Pokémon, insomma, si doveva costruire una casa. E credo sia un riferimento, non ne ho idea, però me lo ricordo perché è figo. Ragazzi, nella demo è presente anche un evento abbastanza carino che si fa, si ottiene più che altro spostando la data della vostra console al 18 novembre 2016, ovvero la data di uscita di Sole e Luna nei negli altri paesi tranne che in Italia. E praticamente ci sta sto evento con Lilia. Lilia è la, diciamo, misteriosa ragazza che, insomma, abbiamo scoperto un po' di trailer fa. Ed eccola qua, Lilia. Che bel panorama, vorrei che potessi vederlo anche tu. Nella borsa non si sa ancora chi ci sia. Ah, ciao. In questo caso, chi sei o cos'è nella borsa? Ovviamente, cos'è nella borsa, visto che è una demo, la Game Freak non ce lo dirà mai. Però, non ci sia mai, vediamo che cosa ne dice. Mi sto prendendo cura di un Pokémon. Sì, e se ne va. Scusa, il professor Cucuy mi sta aspettando, spero che ci incontreremo di nuovo. Beh, sì, insomma, lo sta aspettando. Però ragazzi, cosa dire? Io spero ovviamente che questa demo vi sia piaciuta perché è finita qua, perché è finita qua, sì, è finita qua. Quindi ragazzi, io spero ovviamente che questi video vi siano piaciuti, queste tre parti, se vogliamo chiamarle così, vi siano piaciute. E ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate tantissimi pollici in su, commentate, condividete, ci vediamo al prossimo video. Qui da Mr. Electric è tutto, anzi, dai, terminiamo in bellezza, alola a tutti.